Io amo questa sigla. Sta tremando le gambe, Venere. Bello Eros. Eccomi, papi, ciao. Bellina, bellina. Anche tu. Camminare verso uno sconosciuto è terrorizzante. Pensavo. Aspetta, voi vediamo se mamma ti piace. Mia, dove sto andando? Ho fatto la scelta giusta, chissà dove mi porterà. E è un sacco di speranze, però anche. Un attimo a morire, ma qui. Anche il tricolore dietro. Sì, parte dell'Italia. Sicuramente sarà un'esperienza indimenticabile. Fidate, soprattutto nei primi 5 secondi che lui si gira. Questi. Lui dice. No. Lei dice no, lui dice no. No. No, non è il mio tipo, no, non. Lei c'ha quel sorrisino. Non mi piace. Ma lui è un altro? Sì, lui è un altro. Non è quello di prima. No, s'assomigliano tutti. Me l'aspettavo più alto, me l'aspettavo più grande di lei, ma non così tanto più grande di lei. Perché il matrimonio a prima vista over. Poi soprattutto questa chi si aspettava? La sorella Raul Bova? Però questo non vuol dire, sa. Forse Steffi ha proprio bisogno di questa. Pure lei è bella. Beh. Io avrei fatto partecipare pure il padre di lui a matrimonio a prima vista. Il padre di lei? Di lei. È giovane? Sì, è giovane. È un giovinotto. Cioè, se... Chi è? Madonna, veramente? Oh, è giovanissimo. Sembrano loro due sposi. Ecco Giuda. Ok, lui bello, dallo sguardo ha detto sì. Per me sì. Mia. Sono senza parole. Cioè, lei non ciao, chiede più risponde. Piacere. Basta, ha detto tutto lui. Potete andare via, ciao. Complimenti, che sei stupenda. Grazie. È fortuna. È andata veramente bene, è proprio una bella donna. Assolutamente. Va bene, vero. Non bisogna che dice lei, però. Niente. Oddio. Via. Bisogna venire da bacinella. Esatto. Lacrime a gogo. Ciao. Via. Non voglio dare pregiudizi, per quello non voglio parlare adesso. Va bene così. Pensa se parlava. Ilaria, l'uomo che hai accanto è Giuseppe, il tuo futuro marito. Entrambi siete alla ricerca io, di vero amore. Ilaria e Giuseppe li vedo carini. Sono carini, molto carini. Sì. Per questo Giuseppe è rigido proprio. Neanche dopo aver sofferto e ricevuto grandi delusioni. Spiegate a Giuseppe. Mi benissimo tutto perché sinceramente la guardavo negli occhi e mi stava ipnotizzando con gli occhi. Secondo me Giuseppe si è fatto 3 spritz prima del matrimonio. Non è una persona che guarderei con un certo con una certa attrazione. Ma voi siete sempre complicate. Però, sempre complicate. Mamma mia. Capito, ma tu capisci la situazione pure. E Ilaria Spillari, e siete qui comparsi per la celebrazione del vostro matrimonio? Sì. Sì. Vuoi tu, Giuseppe Ravetti, prendere in moglie la qui presente Ilaria Spillari? Sì, lo voglio. E vuoi tu, Ilaria Spillari, prendere in marito il qui presente Giuseppe Ravetti? Sì. Però lei ha detto i testimoni convinto. Hanno sentito? Sì. Sì. È giunto allora il momento di scambiarvi anelli e promesse. Vi dichiaro marito e moglie. Giuseppe, ci sei? Giuseppe non sa neanche dove andare dopo, a un certo punto sarà perso. Sarà perso. Dove è uscita? Date un navigatore a Giuseppe. Ma stai scherzando, vero? Stai scherzando, vero? Guarda quelle donne come subito spettacolate. Ma stai scherzando? Ma che scherziamo? Lei ha preso le distanze subito. No, no. Lei. Non l'ho scelto io, simpatica. Subito. No. Vuoi tu, Roberto Caruso, prendere in moglie la qui presente Stefania Joaquin? Sì. Sì. E vuoi tu, Stefania Joaquin, prendere in marito il qui presente Roberto Caruso? Sì. Roberto, a te la parola. Così. Devo proprio. Oggi siamo qui perché ci hanno scelti, ma fin da subito il mio impegno sarà assoluto affinché a partire già da domani, Presidente. Con il tuo aiuto, possiamo capire se sceglierci giorno per giorno per nostra volontà e nostra consapevolezza.
Beh, un discorso da presidente del consiglio. Un discorso da presidente del consiglio. Non posso capire se il cuore mi batterà o meno. Vabbè, senza pianti, però. Senza pianti. Sei ormai stato il immaginato questo giorno come un traguardo importante della mia storia di matrimonio a prima vista. Oggi, però, è un punto di partenza. Non sono stata io a sceglierti, ma qualcuno su questa terra, siamo nel cielo, l'ha fatto per noi. Quindi ti prometto, secondo me l'ha che fatto più Mario Abbis. Una compagna di viaggio, una donna leale, sì, sincera e un'amica. Allora è andata. Belli. E vai. Sinceramente sono un attimino interdetto, non saprei e non so descrivere quella che può essere stata la sua sensazione nel momento in cui mi ha visto. Meglio di no. Fammi una cosa. Fatti un'altra domanda. Non lo vede subito. Rivedilo con calma quello che immagino sia stato la sua esperienza. Sembra un gruppo, una comitiva d'amici. Il padre c'è veramente un coetaneo grande. Ho provato questa sua scelta, quindi. Bello. Sintomo di intelligenza, vedi, ha provato il figlio, è molto maturo da parte sua. Se la donna ha detto che lui ha provato il figlio, il figlio ha provato il figlio. Ah, qui un discorso soprattutto tra i genitori, lo vedremo stare. Visto che era premuroso nei miei confronti, predisposto, no? Bisogna dire se tu sei predisposto. Tipo di uomo, prepara bacinella, ecco. Vai, prendi bacinella, ricominciamo. Ecco, stai zitto. Ma c'era quasi. Questa servirà durante il programma. Bacinella, curiosità. Pronta per asciugare le lacrime.